l'avventura su Detroit. Sta prendendo una piega interessante, devo dire. Questa cosa di cercare Jericho è molto molto particolare. Sempre con l'obiettivo di rendere umani gli androidi, perché gli umani sono i più forti che ci sono. Eravamo qua, sì. Ah, siamo col detective, sì. Dai, tocca fare pace. So che non vedo il volume, cioè questo gioco mi copre tutto. Kuma lei? La tua ultima dritta mi ha fatto perdere una settimana di pace. E dai, stavolta è diverso. 100% garantito, colpo sicuro. E beh. Sì. Dica un po', cosa abbiamo qua? Senza amministrazione a scadenza, va bene. Un disoccupato, gioco di illegale frode. Adesso lo conoscevamo già. Resistenza all'arresto, mancata osservazione delle norme igienico-sanitarie. Ok, ci sto. Alla grande. Ehi, non te ne pentirai. Ma che problema hai? Così. Perché non fai come ti dico? Non seguirmi come un cagnolino del cazzo. Scusati, colleghi, fai pace, ripercorri gli eventi. Fai pace. Il nostro rapporto è partito con il piede sbagliato. Dovremmo dimenticare il passato e ricominciare. Ricominciare. Insomma. Senti, mi hanno dato come partner un pezzo di plastica e lo accetto. Ma se credi che saremo amici, sei proprio fuori strada. Aia. Sbagliato. Ecco. Dunque. Mi fa piacere che analizza anche il cibo. E vuoi questo? Va bene, sì. Ho qua. Ah, grazie, cari, ho una fame. Non lasciare lì qualcosa. Ah, non preoccuparti, mi segue ovunque. Già. Visto? Gioco d'azzardo, colesterolo, compagnia. Non voglio allarmarla, tenente. Ma credo che i suoi amici siano dediti a... Sì, ma lo sa già, ma che pirla! Ognuno tira avanti come meglio crede. Finché non fanno del male, non mi piace. Però, abbiamo fatto bene. Abitudini, buon appetito, colesterolo, gioco d'azzardo. Abitudini? Mangia spesso qui. Abbastanza. Fai i migliori hamburger di Detroit. Anche Android e autostrada riguardo a Connor. Autostrada. Stamattina, mentre inseguivamo quei devianti, perché non mi ha fatto attraversare l'autostrada? Potevi finire ammazzato. Io odio riempire moduli per l'equipaggiamento danneggiato. Solo per quello. Ricordo a Connor anche gli androidi devianti. C'è qualcosa che vuole sapere di me? Io no, anzi, sì. Perché avete questo aspetto scemo e questa voce del cazzo? Gli androidi sono progettati per operare in armonia con gli umani. Sia il mio aspetto che la mia voce sono concepiti per facilitare la mia integrazione. Hanno tutto molto fatto. Semplicemente. Anche di... Ma io... Boh. Posso farle una domanda personale, tenente? Speriamo che... Perché odia tanto gli androidi? Oh, è una domanda molto... Adesso i miei motivi. Non lo vuole dire. Devianti. Forse vuole che le dica cosa sappiamo dei devianti? Mi leggi nel pensiero. Prego. Crediamo che il software di alcuni androidi sia afflitto da una mutazione
che li porta a emulare le emozioni di un umano. Falla facile, grazie. Non provano vere emozioni. Si fanno travolgere da istruzioni irrazionali che inducono comportamenti imprevedibili. E si stanno umanizzando. Le emozioni mandano tutto a puttane. A volte sì. Non sono poi così diversi da noi. Ti sei mai occupato di devianti? Sì, c'è quello. Qualche mese fa, un deviante minacciò di buttarsi dal tetto con una bambina. E io l'ho salvata. Che eroe. Scommetto che hai fatto i compiti, vero? Ma è... Svolgere indagini sulla mia vita. Ma perché? Comunque sì. Evitamenti. Che devo fare qua? So che al diploma è stato il migliore. Si è distinto per il suo lavoro, diventando il tenente più giovane di Detroit. So anche avevo fatto bene. Ha richiami disciplinari negli ultimi anni e che frequenta spesso i bar. Quindi dove vuoi arrivare? Sincero, psicologico, freddo, sincero. Penso che lavorare al fianco di un agente con problemi personali sia uno stato. No, lo sto offendendo. Adattarsi all'imprevedibilità umana è una delle mie funzioni. Yeah. Boh, è andata bene. Non si sa come, ma è andata bene. Porto su un deviante sospetto. A pochi isolati da qui. Diamo un'occhiata. La lascio al suo pranzo. Sono in macchina se ha bisogno. Non pensavo, ma questo gioco è una sorpresa. Mi stupisce sempre con le conseguenze. Ehi, Connor. Hai le batterie scariche? Mi scusi, facevo rapporto alla Cyberlife. Ah. Hai deciso di accamparti nell'ascensore? No, sto arrivando. Con calma, e la distanza è lunga, sto arrivando. Ok. Cosa ne sappiamo di questo tizio? Non molto. Un vicino ha detto di aver sentito strani rumori provenire dal suo piano. Pare che qui non ci viva nessuno, ma ha detto di aver visto un uomo con un LED sotto il cappello. Ah, cazzo, se ci tocca indagare ogni volta che qualcuno sente un rumore, servono altri sbirri. Sfondiamo la porta, eh? C'è nessuno? Aprite, polizia di Detroit! E mi sa che scappa. Stammi dietro. Va bene. Cazzutissimo qua, eh. Potremmo anche chiacchierare, volendo. Non mangio nessuno, lo giuro. Di qualsiasi cosa. Entro io? Uso di piccioni. Oh, ispezioniamo al volo. Ah, puzza da fare schifo qui. Giacca militare seconda mano, RT, mi fa piacere. RT. Iniziali. Forse. Ha le iniziali sulla giacca. Le cuceva mia madre alle elementari. Campo del cuore della città. Poi tacchete. Lembo di manifesto spostato di recente. Va bene. Ah, ho già trovato tutto senza. Ah no, in realtà pensavo ci fosse proprio un buco sulla parete. Meno male. Cosa? Non lo so. Sembrano degli appunti. Ma sono indecifrabili. Ah. Che tristezza. Oh, guarda qua. Contraffatta. La patente di guida è falsa. Beh, non siamo... Un crimine c'è, contento.
scopetta. Voglio godermi tutto. Leva sto piccione. C'è gli animali. Sì, no, c'è. È pieno di piccioni, però l'ha capito guardando il cibo. Non mangia. Oh, ha finito di mangiare. Perché mi sembra strano arrivare a questa conclusione. Comunque. Di qua. È solo qua dentro? No. Vai, bastano. Sai cosa significa? RA9. Scritto 2471 volte. La stessa parola scritta dall'androide di Ortiz nella doccia. Perché sono ossessionati? Sembra una specie di labirinto. Il mistero si infittisce. Che schifo, eh? Rilievo prendi e sono sinonimi con libri di carta. Pensavo di essere l'unico. Che schifo. Sangue blu. Ah, i libri elettronici non hanno l'odore della carta. Ecco, se l'è staccato. Sgamato subito. C'è un LED sul lavandino. È ovvio che fosse un androide. Nessun umano potrebbe vivere con dei piccioni del cazzo. Giusto, osservazione. Abbiamo ancora questo. Usato di recente il lienzatore aperto, che è lo strumento usato per... Dovrei dire in caso di recente taci gli escrementi, fa piacere. C'è ancora di là? Ma l'ho già analizzato. Ricostruisci, pardon. Quindi è stato qui di recente. Fin qua. E ha scritto tante volte. Sì. Corso in soggiorno. Ah. Di recente, 100% acciaio. Graffi recente. Dai, ci scrivono di essere in pronta. E va bene, ricostruisco tutto. Dunque, è corso verso l'ingresso. Ci ha sentiti entrare, e qua lo sapevamo. E se mi... Ma l'abbiamo controllato lì? Ah, non è lì. Ma è ancora qui. Per non essere banale, non si è messo di dentro. Va bene. Miglia, questo qua... Non puoi salvarti da questo, ti sgamma sempre. È incredibile. Ah, stavolta sì. Ah, 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 dove tu?
Minchia, di prepotenza. Parkour! Ah, pardon! Facile ma lenta, veloce ma rischiosa. Va bene. L'alternativa più sicura, equilibrata, veloce ma misteriosa. Di qua. Facciamo equilibrata, va, così non sbagliamo. Diretta ma affollata, se l'alternativa più sicura. E forse è meglio qua. Ok. Opla là. Dove cazzo è andato? È sempre lì. Ah, che simpatico, di qua. Sì. Adesso, genio del male. Alternativa più sicura, diretta ma lenta. Ah, che puttana. Oh, ciao Marco. Da quanto tempo? Riuscirò a beccarlo? No, non prendere il treno. Dai che ci siamo. Minchia, momento Assassin's Creed comunque. E salta, sì. Ah. Ah, tacchiappo, sai, tacchiappo. RT, sicura ma lenta, diretta ma affollata. Sicura ma lenta, ovviamente. Avevo fatto una cazzata, chi lo sa. E certo che la prima run l'ho recuperato perché sai che ho avuto problemi tecnici. Mi infilo qua, vediamo. Dove sto andando? Ciaone. No, non mi dire che è finita così. Dove è andato? Che puttana, non ce l'abbiamo fatta. Oh, cazzo. Cazzo, era nostro. Adesso ci odi. Porca miseria. Non importa. Sappiamo come è fatto, non ci sfuggirà. Ah, sì? Forza, leviamoci dalle palle. Per oggi ho visto abbastanza ortaggi. Non doveva accadere. Non sono programmato per fallire. Oh, madonna. Hai fatto casino, Connor. Benvenuto nel club. Ovviamente potevamo catturarlo. Si capisce. Però almeno ho recuperato le relazioni con Coso. Come che... Ah, ok, succede, sì. Eh sì. O lo prendevamo, scappava, una delle due. Però, perché mi sono... Non so se è perché lì mi sono incriccato, ma mi sembra strano, perché comunque sono stato abbastanza svelto, può essere. Chi lo sa. Qua abbiamo trovato Jericho, cioè qua... Questa storia è forse la mia preferita. Chi siete? Fuggiaschi. Alieni. Proprio come te. C'è scritto in Doyle. Io sono Josh. Sono Simon. North. Ma tutti. Traccia androide, Jericho, rifugio. E sapevate che solo un androide poteva arrivarci, vero? Soltanto chi è come noi può trovare Jericho. Se hai decifrato i segni è perché uno di noi si è affidato e ti ha dato la chiave. C'è un luogo dove saremo liberi. Trova Jericho. Libertà androide Jericho. Questa è Jericho? Un rifugio per chi non intende più essere schiavo. L'unica cosa che non mi piace è che ci sono troppe risposte a tempo. Solo quello. Perché alcune situazioni sì, sono giustamente a tempo. Però ad esempio questa... Ma fatti i cazzi tuoi, perché devo correre? Ho capito. Androide rifugio. Quanti siete? 19 perfettamente funzionanti. Meno male. Gli altri hanno subito danni durante la fuga.
E no, ho capito, no, però Marco, con me discuto sempre. Io ogni volta una cosa ovviamente per farmi incazzare, cioè un po' infastidire questo gioco, è che comunque le non è successo spesso per fortuna, però alcune volte è successo che alcune scelte non sono state come le avevo immaginate e quindi giustamente, dato che è basato sulle scelte, perché non è la conseguenza che non mi piace, è proprio la scelta che è diversa. Per fortuna quella di prima era successa prima quando erano lì alla burgeria lì volante che c'era e involontariamente ho dato le risposte giuste per aumentare la fiducia col collega. Però non, cioè, ha detto altre cose rispetto a quelle che pensavo, però comunque vabbè, ovviamente ce l'ha aumentata, quindi va benissimo. Però ci sono state tantissime volte, ad esempio con questo, dove io praticamente, non so se te l'ho raccontato, quando c'era da disegnare, io ho detto di disegnare la prigione. Ma prigione non voleva essere un dissing al suo padrone, ma alla sua esistenza in generale. E io che cazzo ne so cosa vuole disegnare, solo quello. Cano Gerico. Pochi ci riescono. Gli umani non hanno pietà per noi. Forza. Capisco come ti senti, ma siamo più liberi di quanto tu sia mai stato. Perso, assegnato, lucido, diretto. Sono venuto a Gerico in cerca di speranza. A Esatto. me è sembrato di non trovarne qui. No, vabbè, non Ti con sento questo perso? dissing, perché l'ultima parte non era contemplata nell'opzione, non doveva dirla. Come tutti quanti noi. Non l'abbiamo scelto. Ci possiamo convivere, nient'altro. Qui sei al sicuro. Puoi restare per tutto il tempo che vuoi. Va a parlare con Lucy. Forse ti potrà aiutare. Ma neanche almeno dire dov'è. Accomodati. Trova Lucy e esplora Gerico. Dunque. Allora, accendi il fuoco. Dunque. Quante cose! E una di queste è Lucy. Come la va? Non sono in gran forma, vero? Il mio programma diagnostico non va. Anche se non credo avrebbe buone notizie. Cosa ti è successo? Mi hanno legato a una macchina. Penso volessero divertirsi. La gag si vede. Non voglio spegnermi. No, io non voglio spegnermi. Come si fa? Mi sa che quella laggiù è Lucy. Ma più o meno sì, cioè mi piace per carità che l'ho difesa dal padre, però non tantissimo. Preferisco di più o l'investigativo o questo personaggio. C'è sta roba di Jericho mi ha colpito, non me l'aspettavo. Bellissima storia. Però comunque, non so se è successo anche a te comunque che qualche volta la decisione che prendi è diversa poi. Dopo la morte. No, mica sono morto. No, non lo so. Beh, lo scoprirò molto presto. Come ti chiami? Marcus. Azz. Che piacere conoscerti, Marcus. Che è morta così. Scusa.
statua. Aspettavo proprio me per morire. E vedo comunque che sono molto colpiti da questa morte, tutti quanti. L'hanno buttato quando non ne avevano più bisogno. Viveva per strada prima che lo trovassimo. Si spegneranno se non troviamo un modo per aiutarli. Per aiutarli servono sangue blu e biocomponenti. Recuperiamo il possibile da quelli disattivati. Ma non è abbastanza. Quindi come sopravvivono? C'è già la quest. Con niente. Moriamo piano piano. Buono buono, piano piano buono buono. Beh. Ma perché devo arrivare io ad accendere il fuoco? Allora non frega niente di niente proprio. Oppure lei, Lucy. No, ha detto no, che non è lei. Da quanto tempo feriti Jericho tu? Da quanto tempo sei qui? 4 settimane, 3 giorni e 11 ore. All'inizio non sapevo dove andare. Jericho sembrava un posto come un altro. Eriti, Jericho, parti di ricambio tu. Tu! Qual era la tua funzione prima? Perché lo chiedi? La sto dolente, ma minchia! Ah, che pazienza. Ma perché deve offendersi? Chi ha scoperto Jericho? Nessuno lo sa più. Chiunque fosse, probabilmente il suo corpo è qui da qualche parte. Se vuoi una vita facile, hai scelto il posto sbagliato. Bene. Sì, sì, sì. Però capisci, cioè... Ma fammi finire almeno, ci sono altre domande. Ma non è giusto, non è giusto. Quindi... Se vivo io con l'accendino, nessuno ce l'ha qua. Apriamo così. Cassa già svuotata. Cosa si aspettava esattamente? Non lo serve live? Ok. Sì, ma prima bisogna parlare con Lucy, quella è la cosa finale. Calcolo percorso. Esplora Jericho, ok, ed è fatto. Quindi ci rimane a trovare Lucy. Ma questo non l'ho ancora acceso, pensa a te. Quindi, troviamo questa Lucy. Guarda che c'è un altro lucchetto, però non vedo nient'altro. Il piano di sopra sarà pieno di roba. Però Lucy abbiamo detto che dovrebbe essere da queste parti. O mi confondo? Mi sa che mi sono confuso. No, è da qua. Eccola lì. Senza... Sei tu, Lucy? Senza niente. Che figo! Siediti. Sì. Fa vedere. La password. Ma cosa ha sollevato? Fermerò l'emorragia. Ma c'è ancora la maglia, ma scusa, non l'ha alzata.
Ah, come i vecchi tempi. Ma non l'ha alzata, cosa sta facendo? No, ma c'è un errore di texture palese, non è possibile. Bevi questo. Che ti fa bene. Sarebbe stato interessante rifiutare, però. Dammi la mano. Dagli sta mano. Che sballo. Hai avuto tutto e hai perso tutto. Ognuno. Hai visto l'inferno e ora l'inferno vive in te. Il tuo cuore è tormentato. Una parte di luce e una parte di ombra. Quale prevarrà? Mistero. Le tue scelte decideranno il nostro destino. Non puoi mettere ansia, ovviamente, dice queste cose, no, no. E l'abbiamo trovata. Proprio un piano a Simon, perché poi prima deve caricarsi di ansia e poi proprio il piano, altrimenti. Simon. So dove trovare dei pezzi di ricambio. I magazzini della Cyberlife al porto di Detroit. Lì c'è tutto quello che ci serve. Il porto è presidiato. Non possiamo entrare e fare i nostri comodi. Gli umani lo impedirebbero. Infatti, non gli chiederemo il permesso. Aia. Ma non abbiamo armi. E comunque nessuno saprebbe usarle. Possiamo rubare quello che ci serve, senza lottare. Così ci faremo ammazzare. Può darsi. Ma è meglio che stare qui ad aspettare di spegnersi. Sono con te. Oh, almeno recuperiamo. Forse possiamo. È Gerico, tutto Gerico più su. Ok. Ci sto. Bene, bene. Poteva finire solo così, perfetto. E forse però. Neutrale, siamo tutti neutrali. Però, strano, perché mi aspettavo comunque ci sono state delle scelte tipo con la tizia Nord, già chiamarsi Nord comunque, che poteva anche diversificare, oppure non le ha solo disegnate tutte le opzioni possibili, perché anche all'inizio quando ci chiedeva cosa facevamo a Gerico, quindi lo schema sembra che abbia saltato i passaggi, perché non è così diretto. E mostra storia tragica. Ma perché è distante questa bambina? Cosa c'è? Cosa c'è? Ce l'abbiamo Cosa fai? salvata e si lamenta. Un Troveremo aiuto. miracolo Resto sarà anche. tutto un brutto ricordo. No, andiamo alla casa dei fantasmi, vai. Cosa potrebbe andare storto? Il posto è questo? Tra l'altro. Con loro piove solo, non c'è altro meteo, eh. Però hai notato anche tu queste stranezze, perché. Cioè, non capisco perché. Non risponde a questo. Cosa c'è? Cosa c'è? R2. Ah. Sogniamo perché giustamente io ci vivrei in una casa del genere. Sempre due volte, come con l'altro.
Sei tu, Zlatko? Chi lo chiede? So che puoi aiutarci. E chi te l'ha detto? Ma hai sbagliato posto. Mi spiace. Ehi! Ci serve il tuo aiuto. Esatto. Santa pazienza, già. Sì. No, però per quanto riguarda tutto il resto, no, ti chiedevo se anche tu hai notato queste cose, queste stranezze, poi boh. Su, entra. Coraggio. Luther, puoi riporre i soprabiti di queste signore? Ma tranquilla. Sta tranquilla. Non morde mica. È un androide. Luther è uno degli androidi che ho aiutato. Mi fa un po' di compagnia in questa grande casa. Prego, accomodatevi. Come hai saputo di me? Un androide. Ci ha detto che puoi aiutarci. Alla fine ce l'ha fatta, ridendo scherzando. Capito. Deviante? Invece lei? No. Lei è umana. E cercate un posto sicuro dove iniziare una nuova vita. So che il Canada è adorabile in questa stagione. Bellissimi paesaggi. Spazi aperti, aria buona e androidi liberi. Ottimo per ricominciare. Sì, esatto. È proprio ciò che vogliamo. Ma certo. Vi aiuterò. Ma prima devo rimuovere il tracker. Tracker? Sì. Tutti gli androidi sono dotati di un segnalatore. Ah, quindi sono stati stalkerati. Se rimuoverò il tuo, sarete al sicuro. Ma avanti. Venite. Eppure. No, queste stranezze di cui ti parlavo, del fatto che alcune decisioni poi si dimostrano diverse da quelle che hai scelto. E poi il diagramma di prima che non era proprio preciso perché c'erano molte più opzioni in realtà. Comunque, questo qua è troppo buono, c'è qualcosa di strano. Lei può aspettarci nel soggiorno. No. Ok. Vicini. Certo. Seguitemi, andiamo nel seminterrato. Questo qua mi convince poco. LB? Ogni volta si arroccano con ste mani che non sanno stare. Qui non mi piace. E nemmeno lui. Ma non è un parco giochi. Andiamocene. Quello sì. Attenzione, la sicura, conforto, nessuna alternativa. Andrà bene, Alice. Rimuoverai il mio tracker e cominceremo da capo in Canada. Lo vuoi anche tu, no? Perdonate il disordine. Mi serviva un posto di... Perché mi dici di controllare Alice? Ho detto per le mie macchine. Rimuovere i tracker è illegale e quindi ho preferito rinunciare alla comodità. Spero che non si spaventi troppo. No, starà bene. D'accordo. Va sicura. Vieni, Alice. Il mistero si infittisce, non mi fa vedere cosa c'è dentro. Alice controllata, mi fa piacere. Sempre che si stacca. Attaccati. Se potete aspettare lì.
Chissà se ho fatto bene a fidarmi, tu che l'hai già giocato. Devo avvertirti. Bamba. Sarà piacevole. Salve. Ehi là. Lo sai cos'è strano? Per un motivo a me sconosciuto, i tracker smettono di funzionare nei devianti. E quindi ci ha fregati. Quindi non esiste nessuna ragione per rimuovere il tuo. Ci ha fregati, io lo sapevo, lo sapevo. Ognuno crede a ciò che vuole. Certo che i devianti sono davvero ingenui. Vengono qui da me aspettandosi che li aiuti. E invece li resetto e li rivendo. O li uso per i miei, beh, esperimenti. No! No, non voglio il reset! Lasciami! Cara! Mi stavo dimenticando la bimba. Rinchiudila, ci penserò dopo. Alice! Alice, no! Non si può fare, è finita così? No. Un deviante che vuole fare la mamma. È così tenero. Ma è anche assurdo. Posso fare niente. È finita così. Beh, poniamo fine alle tue sofferenze. Non posso. Cioè, finisce così per davvero. Quando desideri qualcosa, va sempre a finire uguale. Ci sono cavi in alto. Disillusione. Credimi, meglio essere resettati e non soffrire più. Guarda, sto guardando in alto, non c'è niente. Ci sono cavi. Niente. Sogni frantumati. Quasi ti invidio. Cara! Oh, povera Alice. Oh, sembra proprio che mamma non si ricordi di te. Ti ha completamente dimenticata. Cara, cosa ti è successo? Adesso basta, vieni. Io ho guardato in alto, non c'è niente. Mi hai morso. Imparerai le buone maniere, piccola strega. Cara, svegliati, cara. Che non fa fare niente. Vediamoci in soggiorno. Non fa niente. Io guardo in alto, ti giuro, Marco, non c'è niente. Boh. Guardato in alto, ho fatto tutta la circonnazione da A a B, tutto il punto che potevo guardare in alto. Ah, vedi che si scappa. Ah, adesso devo guardare in alto. Ah, ok. Ecco. Me l'hai anticipato, vabbè, ci sta. Cavo verde o cavo giallo? Io che cazzo ne so? Giusto? Giusto? Beh, tiriamo anche l'altro a questo punto. È successo assolutamente un caso. Non ti dà più niente da fare. Ho guardato dappertutto, lo giuro. Io ti giuro. Ho guardato dappertutto. Però me l'ha resettata lo stesso.
Ecco. Le ha cancellato la memoria. No. Devi impedirlo. Devi ricordare. E beh, direi. Per il suo bene. Mi piace giocare con lui. Crea dei mostri per il suo divertimento. Ma chi è il vero mostro? Forse cosa ci ha fatto? Devi ricordare chi sei. Altrimenti la piccola morirà. Dai che si ricorda, dai che si ricorda. Cosa? Ma qui più niente, mi butta fuori. Mi butta fuori. Come la va? Niente da dichiarare. Dai che ci siamo, dai, dai che recupera tutto. La domanda è: dov'è il soggiorno? Non sono abituato in queste case così grandi. E non lo so io dove è il soggiorno. Dove caspio è il soggiorno? Io non lo so, però non vale. Quello dovrebbe essere il soggiorno. Sì, mi sta aspettando là. Quindi se io apro... No, è bloccato. Posso fare un giro turistico? Ah! Non posso farlo. La cena del padrone. Portagliela. Se no, se no. Sì, Luther. Non c'è nient'altro? Dov'è? Calo di frame. Ma fino adesso poi tra l'altro stava andando bene. Devo sempre controllare che qua... No, perfetto, è tutto basso. No, perché qua a volte mi alzano la qualità a caso. Allora, eccoci qua. Appoggiala su quel tavolo laggiù. Indicato la parte opposta.
quella carcassa. Mettila di là. Cosa se va senza dire una parola? La stronza mi lancia per un'impiegata del cazzo! Ci ricordo tutto. Ehi, mai sentito? Sì, Zlatko. Luther! Luther! Sì, Zlatko. Qui finirò più o meno tra 10 minuti. Poi capirò che fare della bambina. Ricevuto, Zlatko. Ti porterò la bambina tra 10 minuti. Oh cazzo, come il timer? Metti giù. Come chi è la bambina? In 10 minuti? No, non è giusto. Non è giusto. Bello. È un osso proprio. A Procella facciamo cose. Il tempo passa, un po' d'ansia. No, mi fanno vedere le stronzate, dai. Ma sei serio, gioco? Un drogato pure questo. Cosa ci fai qui? Il padrone ti ha autorizzato a stare qui? Devi sempre obbedire al padrone. Oh sì, devi sempre obbedire. E l'ho guardato? Perché sei qui? Non c'è niente per te qui. No. Non c'è niente per te qui. Se vuoi che gli ordini, dovresti andare in stand-by. Oh sì, devi obbedire. Ehi là! Come? Mi dispiace per la piccola. No, non leggere adesso che sono col timer. Leva sta roba. Che tutte ste stanze. Rivedere che non ce la fo. Quindi il fatto di essermi divincolato il più possibile non è servito a niente. Perché comunque devi fare questo processo per ricordare. Che cosa è? Cosa? Gli abitanti di Detroit hanno assistito a un inseguimento per le strade della città. Come opinione pubblica? Ma pa. Secondo diversi testimoni, una giovane donna e una bambina stavano scappando dalla polizia. Scusami, com'è che callate l'opinione pubblica perché ho acceso un televisore? Cioè, il televisore non può influire su questo. Cioè, il fatto che io acceso un televisore. E per motivi ancora ignoti. Però si ricorda di sta roba. Ecco. Quindi è servito a accendere. Oh, ce l'abbiamo fatta, pazzesco. Nessuno può dire con certezza se siano sopravvissute. Ulteriori voci non confermate. In realtà no, perché le altre scelte non mi dice quali sono. Rimangono nascoste, quindi no. Devo proprio rigiocarlo. E quindi? Però devo anche sapere dove andare adesso.
trovata subito. Pensate. Alice. Cara. Cara, ti ricordi di me? Come potrei dimenticarti? Beh, in realtà questa è una cazzata. Mi dispiace tanto. È vero, non dovevamo venire qui. Dobbiamo andare. Seguimi senza fare rumore, ok? Ustia, e beh, qua adesso siamo dei po', eh. L'abbiamo già fatto una volta. E adesso si vede. E adesso si ride. Qui ho finito. Prendi la piccola. E qua si ride. Mica questo ci schiaccia. Madonna. Che dici? Beh, sì. Nasconditi. Ma veramente gioco. È contro il mio atteggiamento di fuggire direttamente. Bevo. La bambina non c'è più. Che cazzo fai? Che cazzo fai? Beh, non può essere sparita. Deve essere qui in giro. Che stai aspettando? Cerca. No. Eccolo, aperto la porta. Eccolo. Ustia. No, ma poi non si capisce niente. C'ha tutta la casa sbilenca, questo qua. Quanti umori. Adesso guarda. Adesso guarda sotto il tavolo. Ma calcolato, eh. Te ne vai con ste gambe di merda. Luther, che cazzo stai facendo? Vieni qui. Esatto. Arrivo. Facendo il giro largo, ovviamente. Ah, siamo simpatici. L'hanno lasciato la tovaglia giù. Adesso guarda che ride, eh. Adesso io me ne esco. Ah. Stanno cercando ovunque. Usciamo prima che ci trovino. Ma dai. No? C'è lo spazio di uscire. Adesso la camera da letto. Allora. Marta, dove sono? Luther, trovale, porca puttana. No, però, vabbè, ho capito. Però non posso farlo al tuo tempo limite. Abbi pazienza, mi devo nascondere. Poi voglio sapere. Eh sì, però volevo sapere, ma cosa succede se finisce il tempo? Perché comunque io sono ancora nascosto. Perdo automaticamente. Androide del cazzo. Dovevo farlo a pezzi non appena l'ho visto. Ah, mi fa piacere! No, io perdo. Marco, te lo dico già, io perdo. I devianti sono sempre un problema. Ustia. Beh, mancano 20 secondi, Marco. Io non so esattamente. Esci. Prima erano 20, mi sembrava. Comunque. Ora, ce la facciamo a pigliare le scale e andarcene a fanculo. Sì. Disobbedisce al padrone. Io non posso permetterlo. Avvertivo. Sì, questo è sicuro. Padrone, sì, devo avvertire. Sono qui. Venite per non possiamo fermarci. Sono qui. Dobbiamo essere forti. Ah. Che ridere. Guardatelo lì la scelta corretta. Guardatelo lì la scena corretta. Mi sa che ho sbagliato. Trovo il prossimo nascondiglio. Ce n'è una sul tavolo. Avanti, fatti vedere. Senti, non ti farò del male. Voglio solo parlarti. So che non avrei dovuto cancellarti la memoria, ok? Me ne pento adesso. Ma ora, vieni fuori, andrà tutto bene. Ti aiuterò. Pensa alla bambina. Come deve essere spaventata. So dove ti stai nascondendo. Ma ti levi? Perché è proprio questa stanza? Questa casa immensa, può essere ovunque.
e ti farò rimpiangere questa pagliacciata. Yeah, l'osso, l'osso vince su tutto, l'osso vince su tutto. Ma siamo troppo forti. Minchia, questo ci schiaccia, aspetta. Minchia. Vai, vai, vai. Dov'è l'uscita di merda? È dritta. Apri la porta. Scommetto che di qua. Uno sceglierebbe la porta e sbaglierebbe. Ah, quindi ho indovinato. Se prendevo la porta frontale era finita. No, non ti lascio. Ma come vai, Alice? Ma corri! Ma qual è il problema? Ti avevo avvertito. I sogni finiscono sempre in lacrime. Dovevi ascoltarmi. Bravo, lo sapevo. Che stai facendo? Levati. No. Questa volta no. Ho detto levati o ti sparo in faccia. Adesso si vede. Come osi? Oh, una bella rivolta zombie. Bellissima sta scena. Chi vi ha fatto uscire? State lontani. Tutti usciti. Statemi lontano. Obbedite, sono il vostro padrone. Sono il vostro padrone. Bene, bene, bene. Eh sì. Che faccia è? T'aiuto, se non sarebbe pazzo. Non volevo farvi del male. Però... mi ha programmato per obbedire. Quando ho visto la piccola rischiare la vita per te... è come se avessi aperto gli occhi per la prima volta. Finalmente ho capito. Non devi per forza fidarti di me dopo tutto quello che ho fatto. Ma conosco qualcuno per farti passare il confine. Sì, sì, fidati, questo è sincero. Potrei portarti da loro. Potrei proteggervi. Tu e la bambina. Va bene. Però la giacca io la metterei. Ti puoi avere indietro la giacca? No. Eh sì. Avevo così paura di perderti. Sono sempre sotto la pioggia, però non volevo dirlo. Vabbè. Come 64% completato. Minchia, quanta roba potevo fare. Ah, tanto comunque è obbligatorio che finisse bene. Da quello che... no, non è obbligatorio. Ok. Perfetto, perfetto. Mi piacerebbe. Però vabbè, Loretta l'abbiamo fatta. Forse ancora sta storia ci può stare, dai. Sì, con questa ci odia praticamente. Di nuovo, perché le scelte, le risposte che dà non sono quelle che ho immaginato. Non so se è capitato anche a te questo disagio qua. Laggiù. Ah, boh, solo a me. E no, perché come ti raccontavo, se io voglio che dipinga la prigionia, non volevo dissare il padrone, poveretto, che era bravo. Tre Connor, in che senso? Ah, il detective. E non mi ricordo i nomi. Salve, Amanda. Connor, ti stavo aspettando. Ti va di fare due passi? Ma io non ho capito questa chi è, comunque. C'è giudica l'androide, ma chi è? Perché? Oh, qualcuno mette l'ombrello in questo gioco. Quel deviante. Ah! 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 L'ha detto?
morte poteva essere un caso curioso. Che peccato che tu non sia riuscito a prenderlo. Ho capito, ma non è che mi devi odiare. Pragmatico. Sì, è vero. Forse non sono idoneo a questa indagine. Ma no, ma pragmatico voleva dire che non sei idoneo. Cioè, Marco, questo è un esempio lampante. Io come faccio a capire che da pragmatico si arriva a non sono idoneo? Vabbè. Rifletta su una sostituzione. Vai di plus, vai di plus. Sei riuscito a scoprire qualcosa? Diario, segni sui muri, uccelli. Segni sui muri. Sulle pareti della casa c'erano disegnati labirinti e altri simboli. Come gli altri devianti, sembrava essere ossessionato da E scommetto che c'è il twistone che poi lei è un deviante, perché l'unico modo per controllare meglio gli androidi è essere un deviante. Real 9. Che altro? Diario. Ho trovato il suo diario. Me ne manca, quindi ho mancato un elemento. Ci vorranno settimane per decifrarlo. Ci è mancato poco che tu catturassi quel deviante. Sì, ma basta sottolinearlo, capito? Come va il tuo rapporto con il tenente Anderson? Morte di Connor, negativo, ambiguo, positivo. Morte di Connor, noto gioco. Noto che tende ad agitarsi quando un Connor viene distrutto e sostituito. Questo è vero, questo è vero. So che gli umani hanno un brutto rapporto con la perdita. Lavorare con lui sarà difficile, se accadrà ancora. Direi che questa è la risposta migliore, sì. Non c'è molto tempo. La devianza continua a diffondersi, non ci vorrà molto prima che i media se ne accorgano. L'ha lasciata sotto la pioggia, comunque. A tutti i costi. Bellissimo. Riuscirò a risolvere questo caso, Amanda. Non intendo deluderla. Abbiamo un nuovo caso. E quando Trova mai? Anderson e indagate. Carino lì con l'ombrello sotto la pioggia. Destinazione raggiunta. Grazie per aver viaggiato con il grande taxi. Ci auguriamo di rivederla in futuro. Neutrale. Ah, scommetto che la porta è chiusa. Però non so, perché se gioco d'anticipo il gioco si lamenta. Ho sempre avuto questa sensazione, poi non so. Poi in realtà no, perché comunque questo qua deve indagare sempre, quindi è anche giusto farlo. E però con l'E1 non sempre lo fa. O qualcosa. Con LB, ma scusami, dovrebbe... Cioè, io indago e dovrebbe avere un'opzione in più poi da fare. Però non succede. Comunque. Toc, toc. Tenente Anderson! Facciamo la seconda? Sempre la seconda sto C'è gioco. Nessuno? Ocio in che senso? Dimmi pure. Ok, non devo insistere perché il gioco mi ha dato un'altra indicazione. Sto fissando la macchina. Ho visto che c'è un cane, sì. Però lui non l'ha messo in memoria perché non c'è un'opzione adeguata al caso. Adesso forse ci sono. Reto? No. Mi blocca. No, ok, posso andare sul reto. Così il cane mi attacca e muoio. Mi fa scassare, mi ha appena detto non deve morire un altro, se no è un casino qua. Az! Tenente Anderson! Strano che il cane se ne sbatta comunque. Ho fatto bene, no? E poi dice, ma no, sto bene, mi è scassato. Sumo. Giusto. Ah, è buono. Vero? So il tuo nome. Devo salvare il tuo padrone. Esatto.
Va che è andata bene, perfetto. Scotch whisky. No, non ci voglio credere. Un proiettile è rimasto. Ustia. Quale aritmia. Quindi non si è sparato. E come cazzo? Cioè, sono svenuto, come ti dico, sì. Sveglia! Adesso si lamenta che gli ho spaccato il vetro. Sono io, Connor. No, vabbè, non c'era bisogno del secondo. Dovrò farla riprendere per il suo bene. Ma la avverto. Lasciami stare, stupido androide. E sta lontano da casa mia. Mi scusi, tenente, ma ho bisogno di lei. Oh, spero di non aver sbagliato. Grazie in anticipo per l'aiuto. Ehi, che fai? Levati dai coglioni. Opla. No, forse ci... Attacca. Forse ci ringrazia dopo. Attacca! Forse ci ringrazia dopo, può anche essere. Cazzo, mi sento di merda. Oh, lasciami in pace, pezzo di merda. Non mi muovo da qui. Ma che cazzo stai facendo? Non mi serve un bagno, grazie. Scusi, tenente. Ma è per il suo bene. Ma da vestito? Vabbè. Chiudila! Chiudila! Che cazzo ci fai qui? 43 minuti fa hanno segnalato un omicidio. Al bar di Jimmy non c'era, così ho pensato di venire qui. Che genio. Merda, forse sono l'unico sbirro al mondo che viene aggredito in casa sua dal suo stesso androide del cazzo. Ma non puoi lasciarmi in pace. Azionale aggressivo, soluzione pragmatico. Purtroppo no, non posso. Sono programmato per seguire questo caso e non senza di lei. Non me ne ho sbagliato? Ho sbagliato. Caso, hai capito? Tenente, provi a riprendersi. Dovrebbe... Fanculo, è chiaro? Levati dalle palle! Stuzzica, vai via. No, lascia perdere. Ho capito. Mi auguro che riesca a risolvere i suoi problemi personali. Di questo omicidio... cos'è che sappiamo? Hanno trovato un morto in un club privé del centro. Potrebbe essere coinvolto anche un androide. Forse non mi farebbe male prendere un po' d'aria. Ho dei vestiti nell'armadio della camera. Dai, vado, dai, che stiamo andando bene. Cosa vuole indossare? Non rompere. Ma come? Hippy lì che strisce. Hippy, così, vediamo. Non vuole rispondere, suoniamo noi. Adesso si incazza, scommetti. Che bello. Tutto bene, tenente? Insomma. Sì, sì. Alla grande. Dammi qualche minuto, ok? Certo. Che schifo. Si sono anche impegnati per farlo gli sviluppatori questa scena. E intanto guardiamo un po' in casa. Ma dopo scassare che in un sacco di giochi
quando parlano della Russia pensano sempre che siano fissati con l'Artico e poi non è, cioè non è ancora successo niente. Questo sì. Capito. Sì, ma non credo che voglia parlarne, guarda. Però scusami, ma lui non si ricorda che l'ultima volta che abbiamo parlato dei suoi ricordi più reconditi si è incazzato? No, non si ricorda più. E continua a farlo, non è che... Domanda a non dire niente. Anche a tendenze suicide. Potevamo chiedere, però ci mandava a fanculo. Ma come ha l'ultimo da analizzare? Non ho finito. Fai il bravo, Sumo. Tornerò presto. No, però comunque come rappresenta il diagramma in realtà non potevo fare nulla. Cioè non... Cioè sembra che analizzo una cosa sola e poi è anche pronto, non posso fare nulla. Credo. Eh sì. Però capisci, cioè, c'è sta roba qua che mi perplime. Ah, cioè, e vabbè, ho capito uno come fa a sapere che l'inizio che faceva scattare anche Ponto fosse di trovare la foto. Ma come a tempo? Scusami, ero appena arrivato in stanza, non è che ho perso tempo a fare chissà cosa. Quindi per quello che dicevo, non poteva... ho capito, però per quello che dico, cioè, non ho subito pensato fosse a tempo perché non ho perso tempo. E allora ho detto, ho triggerato anche Ponto perché ho trovato la foto, è l'unica, però uno non può saperlo. Che quello triggererebbe anche pronto. E allora, come fa a essere a tempo però? Porta la camicia. Ah, ok, quindi le camicie erano differenti. Madonna. Calma il cane di Hank. Ah, potevo non calmarlo. A parte che ha fatto da solo. In tutto ciò. Controlla l'auto, controlla la finestra della camera. Vabbè, non ho fatto proprio tutto, tutto. Però, linea di massima. Non sembra molto incazzato. Cioè, finiva che era pronto, però almeno adesso non è incazzato. Comunque, direi che per oggi possa bastare. Grazie mille per la compagnia. E per fortuna non ha resettato il tutto. Domani, come al solito, Marco, non so se sai tutta la programmazione, che abbiamo un nuovo Super Mario World 2. Un sequel che nessuno conosce, cioè che in realtà la gente conosce sicuro perché è un hack, però sarà un gioco, sarà un sequel nuovo. E poi vediamo la sera cosa fare. Può succedere come non succede, perché in realtà martedì l'ho sempre lasciato i jolly perché non sempre abbiamo sviluppatori da intervistare su 4Gamers, quindi non sempre abbiamo qualcosa. Quindi, grazie mille a tutti e ciao Mr. Watt.